ai due gol vincenti dell'Italia. Era il tempo che del famoso Wunder Team di Hugo Meis, la squadra che andava per la maggiore, che spopolava in Europa, e anche noi non eravamo di meno, in quanto si veniva da un campionato vittorioso mondiale svolto a Roma. In quella partita si può dire che ci hanno aggrediti, ci hanno assediati nella nostra area, ma non per tattiche prestabilite siamo ritirati, perché proprio ci schiacciavano e si operava anche prima. Col contropiede, difatti, io centravanti ero a metà campo, marcato dai due terzini che giocavano metodisti nella zona centrale, che era Sesta Smaus. Un'azione questa volta in linea con Ferrari, un'altra palla di Ferrari, di sinistro, lo prendo bene, primo gol dell'Italia. Il secondo è stata un'azione personale, sempre di contropiede, a metà campo, un'altra palla lunga, vado via, Sesta questa volta dietro che cercava di riprendermi, ma non mi ha preso, è arrivata un'altra e mi è uscito il portiere, l'ho scartato e ho fatto il secondo gol.